Attenzione, comunicato di servizio. Attenzione, si comunica che il Consiglio federale, e questo annuncio è per il componente Consiglio federale, è anticipato alle ore 13:30. Vogliamo altri soldi in Tanzania? Voi volete altri soldi in Tanzania? Portare altri soldi? Saluto a Patella, Lega deve portare altri soldi in Tanzania. Saluto a Patella. Porta l'estate, prego, prego. Oggi poi si è puntato tutto sull'unità della Lega, andare avanti uniti, però insomma alla fine questa stretta di mano tra Maroni e Regozzoni così calorosa non è stata, forse non c'è quasi stata. Beh, si litiga anche nelle migliori famiglie, direi che comunque c'è stata, questo è positivo. E dopodiché da qui si può solo che costruire. Forse è stato chiaro con Berlusconi, ha appena detto se non lasci Monti noi potremmo lasciare Formigoni. Beh, direi che ha posto delle condizioni e delle considerazioni che sono quelle che noi non possiamo continuare a sostenere, come voi del Fatto Quotidiano dite, un governo che riduce tutti i cittadini ad essere lavoratori a vita perché non andranno più in pensione. E quindi noi diciamo no allo sceriffo di Nottingham. Quindi ne può fare le spese Formigoni? Ma poi come verrà declinato questo intendimento da Umberto Bersi non glielo so dire, però è altrettanto vero che in questo momento il popolo sta soffrendo, il ricchino. Senta, dai, ma è possibile la sette, Piazza Pulita, è possibile che un partito come la Lega Nord, che sta al governo, non abbia una leadership che si rinnova? Noi i congressi li stiamo facendo, nel parco del mio Veneto abbiamo 7 province, 5 sono già andate a rinnovo, le ultime 2 andranno a rinnovo adesso, dopodiché sarà nazionale. Che la Lega sia oggi un partito innanzitutto vero, a differenza di molti altri, e soprattutto si stia a dimostrare che c'è un dibattito interno e che è positivo, perché il dibattito è che democraticamente ha il suo corso da crescita poi. No? Sì, ma in 3 mesi è cambiata completamente l'Italia, c'era quando la Lega governava col PDL, ad oggi che c'è un governo tecnico. Guardi, me lo sono chiesto anch'io, però le risposte me le sono date. Negli ultimi 3 mesi abbiamo visto che gli italiani sono stati nominati lavoratori a vita, ad esempio. Cioè la manovra di agosto ha un po' scontentato tutti, non avete firmato anche voi? No, stiamo parlando non solo della manovra di agosto, stiamo parlando delle scelte fatte sulle pensioni che vanno al di là degli impegni presi con l'Europa. Abbiamo oggi una partita che è una partita molto complicata e il popolo c'è. Io sento il suo intervento sul palco, lei ha detto non servivano i professoroni per i Nobel per fare questa manovra, la potevamo fare con noi, perché non l'avete fatta? Ma perché fatta così sì, avrebbe significato sicuramente la morte elettorale. No, avrebbe significato ridurre veramente alla fame i cittadini. La verità è che noi abbiamo abbozzato un percorso che è quello del federalismo, che è quello di allocare le responsabilità, come dice il capo dello Stato, il federalismo non è più una scelta ma è una necessità. Chi sarà scelta di mano da Maroni e Ma penso che sia il tormentone della giornata che tutti ne parlate. Direi che c'è stata una stretta. Tratta una stretta di mano, da qui si può solo ricostruire. Grazie. Noi vogliamo altri soldi, voi volete altri soldi, capito? Tanti soldi voi volete, basta, sono troppo pochi, altri soldi. Se ti metti davanti, guarda.